L'accordo alterato, come dicevo, è un accordo che ha un'origine. E l'origine di questo accordo è nella scala melodica, minore melodica. Io ho pensato, ho dato questo fa diesis come input per parlare di questo accordo alterato e che sarebbe il settimo grado di una scala minore melodica, e la scala minore melodica in questo caso dal settimo grado si va a Sol e troviamo l'origine, cioè la scala minore melodica di Sol minore melodico. È interessante dare una ripassata su questi gradi qua della scala minore melodica, che sono il Sol minore settima maggiore o Sol minore sesta. Adesso non farò solo le quadriadi. Le quadriadi sono Sol minore con la settima maggiore, La minore, poi Si bemolle con la settima maggiore con la quinta diesis, quinta aumentata. Poi il quarto grado è un accordo di Do settima, poi quinto grado, anche lui un accordo di settima, un re settima, poi il sesto grado mi semidiminuito e il settimo grado un fa diesis semidiminuito. Cosa succede qua? In questo fa diesis semidiminuito, se io prendo la mia terza e c'è nel campo armonico di Sol minore melodico. Se io prendo questa nota qua, questo accordo si trasforma in un accordo di dominante. Con la piccola trasformazione che dicevo che sul settimo grado della scala minore melodica fa sì che questo accordo alterato sia possibile. Quindi questa è un po' la mappatura del campo armonico. Noi possiamo adoperare altre forme di questi accordi, il minore sesta, la minore settima. Questo accordo di Si bemolle con la quinta aumentata può essere anche con la quarta aumentata, molto bello così, o anche con la quinta aumentata e la quarta aumentata anche. No? Anche l'accordo di quarto grado può avere la quarta aumentata, cioè la undicesima diesis, la nona undicesima diesis, l'accordo di Re settima. La tredicesima bemolle, per esempio, molto interessante. Va bene, il sesto grado comporta anche la nona, no, il sesto è molto utilizzato questo accordo, anche l'undicesima è molto utilizzata qua. E va bene, questo qua, il settimo grado, un semidiminuito, ci sta anche con l'undicesima, ma come abbiamo detto, se aggiungiamo anche una nota che caratterizza questo accordo come dominante, possiamo pensarlo come il nostro accordo alterato. Quindi abbiamo tracciato un po' qual è l'origine di questo accordo qua. Noi stiamo lavorando sul Fa diesis settima e abbiamo visto che il Fa diesis settima è presente in natura nella scala, no? Di Sol minore melodico, come se fosse un settimo grado della scala di Sol minore melodico.